Si chiude con un utile di 5 milioni e 450 mila euro il bilancio 2020 di Feralpi Group, presentato martedì 6 luglio nella sede di Lonato. Nonostante le chiusure causate dall'emergenza Covid, che hanno provocato un calo dei ricavi del 4,9%, il gruppo siderurgico chiude comunque in attivo e aumentando il numero dei dipendenti dopo l'acquisizione delle quote restanti della Lecchese Cale 8, che si occupa di acciai speciali. Investimenti a quota 55,6 milioni, mentre il 93% della produzione proviene da acciaio riciclato. Ma è stato un 2020 difficile anche dal punto di vista dei risultati. Siamo riusciti comunque a dimostrare con la produzione di rimanere in linea con quello che è stato il 2019. Siamo 2 milioni e mezzo di tonnellate. Chiaramente ha subito sicuramente il dato economico, dove abbiamo fatto registrare circa 75 milioni di EBITDA contro i 125 del 2019. Usciamo ancora con un utile, ma senz'altro il 2020 è stato un anno difficile, soprattutto in Italia, dove nel mese di marzo-aprile avevamo praticamente tutti gli stabilimenti in Italia fermi per circa 4-5 settimane. Ci siamo ripresi e devo dire che dall'inizio dell'anno c'è un 2021 completamente diverso. C'è stato un forte aumento delle materie prime che siamo riusciti anche poi a ribaltarlo sui nostri prodotti, per cui prevediamo che sia un anno, i primi 5 mesi sicuramente sono ottimi, prevediamo comunque un anno buono. Ci riserviamo di dare qualche informazione in più magari nel prossimo appuntamento di Medistil ad ottobre di quest'anno. Ma le sfide per il futuro non ci preoccupano. Credo che il gruppo sia pronto per le nuove sfide, soprattutto per quello che riguarda la sostenibilità a livello efficientamento energetico, sostenibilità ambientale, anche quello a livello sociale. Le sfide non ci preoccupano, tant'è che abbiamo redatto per il secondo anno consecutivo la dichiarazione non finanziaria, a dimostrazione della nostra volontà di perseguire in queste nuove sfide, soprattutto dal punto di vista ambientale, di sostenibilità. L'unica sfida, diciamo, è quella che speriamo che non capiti più un anno come il 2020. Quello sicuramente sono i pericoli che un pochettino ci preoccupano. Per il resto credo che il gruppo sia solido, ben patrimonializzato, idee chiare, e oltretutto abbiamo un piano di sviluppo di oltre 300 milioni di euro da qui i prossimi 5 anni, per cui siamo ottimisti per quello che riguarda anche il mercato dei consumi.